che dopo il mio successo io ho cercato di muovermi in obliquo, di ritrarmi fino all'invisibilità, l'unica vera aspirazione della mia vita. Questa fama io non la voglio. Arriva a caso. Le circostanze della creazione sono state accidentali. Un effetto collaterale di un meteo non amico durante una vacanza tra amici, nascosto in una competizione che io non potevo vincere e che invece, dispetto di ogni aspettativa, ha sbaragliato i miei compagni di viaggio. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Wo sono te? Ovunque vedo felicità, ma così tanto io e te. Siamo esclusi. Serve una compagna, non lo capisci? Che condivida le stesse anomalie. Ma chi deve accogliere questa creatura? Sei tu. Non rifiutare. Se non posso ispirarti amore, allora provocherò terrore. Io non sono te. Una donna che pensa, che dorme insieme con i mostri. Non essere gentile con tutti mentre calpesti noi due soltanto, non lo vedi? Allora, per Frankenstein abbiamo scelto con Elsinore di lavorare su due tecnologie, cioè di sperimentare l'utilizzo di due tecnologie immersive, una video e l'altra sonora. Dal punto di vista sonoro abbiamo lavorato con la binaural Damied e quindi sull'idea di tentare di spazializzare il suono a 360 gradi, ma soprattutto nel nostro caso l'obiettivo era quello di restituire le atmosfere mentali, le componenti mentali oniriche della narrazione. Il lavoro è stato diviso in una fase di registrazione durante le riprese video dello spettacolo, che sono state effettuate con una testa binaurale, un microfono ambisonico e un archetto. Una fase di produzione in cui ho creato il materiale creando interventi di sound design e rielaborazione di musica esistenti, e il lavoro in sala che si è concentrato sul come rendere la voce dell'attrice al pubblico. I software che sono stati usati sono Ableton, sia per la creazione che per l'esecuzione dello spettacolo, QLab e il plugin binaurale Dear VR, che permette durante lo spettacolo di far ascoltare al pubblico il suono della voce dell'attrice che parla tramite un archetto in modo coerente al resto dell'ambientazione binaurale e dare un'immersività. La testa binaurale allo stesso modo viene usata anche durante lo spettacolo per diminuire il senso di isolazione dato dal fatto di indossare delle cuffie e quindi fare sentire al pubblico qual è l'ambiente sonoro del teatro. Il lavoro sul binaurale è stato un lavoro che mirava a approfondire proprio la componente spettrale, gotica e psicologica dello spettacolo. Dal punto di vista invece video, la sperimentazione ha soprattutto riguardato l'idea di creare, cioè il tentativo di creare dei personaggi video che non solo dialogassero in modo, orizzontale con l'attrice in scena, ma creare proprio dei ruoli che dal punto di vista psicologico impattassero sullo spettatore con la stessa rilevanza che non l'interprete in scena, cosa che è molto più difficile e delicata. Cioè, di solito il video è un supporto
tendenzialmente a ciò che accade sulla scena, soprattutto dal punto di vista dell'azione fisica degli attori. Difficoltà. Chiaramente il processo è stato particolarmente lungo, ecco, non lo definirei diciamo problematico. Complicazione principale rispetto alla possibilità di lavorare con elementi di questo tipo in scena è la lunghezza della preparazione dei materiali, cioè il tempo di allestimento dello spettacolo nel suo complesso si è dilatato molto dal punto di vista video, perché fondamentalmente c'è stata tutta una fase preparatoria che a mio avviso è stata equiparabile a quella di come dire, di un progetto cinematografico. Una serie anche molto fitta di materiali video, anche con il coinvolgimento di numerose location, quindi numerosi giorni di lavoro e una, diciamo, equipe tecnica abbastanza fitta, con molto anticipo rispetto alle, diciamo, all'arco delle giornate di lavoro poi che si sarebbero svolte, cioè di montaggio vero e proprio insieme a, insomma, l'attrice dal vivo. Non solo, ci sono dei materiali che devono essere elaborati molto tempo prima, ma di conseguenza alcune componenti, anzi le componenti principali dello spettacolo, devono essere già scelte molto tempo prima che si arrivi alla fase definitiva e ultima delle prove. Questo mi ha aperto sicuramente una visione, c'è un approccio completamente diverso a cosa significa fare regia per il teatro. Diciamo tradizionalmente, o comunque per quella che era stata fino ad ora la mia esperienza di regista, nonostante chiaramente nel momento in cui iniziano le prove tu arrivi con insomma una serie di idee, anche una base progettuale che è già definita, una grossa parte dello spettacolo, della costruzione dello spettacolo, si realizza, si sviluppa, si immagina e si testa durante, nell'arco, diciamo, del mese delle prove di spettacolo. Cioè lo spettacolo nasce durante il mese di prove, e invece con l'utilizzo di queste tecnologie possiamo dire che in realtà lo spettacolo è nato mesi prima. Quindi non solo ha avuto bisogno di molti mesi per raggiungere la sua conformazione definitiva, ma ha avuto necessità di essere immaginato e lavorato nelle sue componenti a blocchi. E questo ha cambiato moltissimo, diciamo, la mia idea di come si svolge, di come si dovrebbe evolvere, diciamo, la progettazione di una regia teatrale, costringendomi ma anche stimolandomi a avere un occhio che è un immaginario che fosse capace di vedere in compresenza cose che io stavo immaginando e stavo realizzando in blocchi separati. Certo, tutti odiano coloro di cui hanno paura. E cosa c'è di più spaventoso di una creatura che terrorizza il suo stesso creatore? Io non sono te. Servo una compagna, non lo capisci? Che condivida le stesse anomalie. Ma chi deve accogliere questa creatura? Sei tu. Non rifiutare. Creatore stupido. Insensibile. Laggiù dove tu non sei. È la felicità.